è un oggetto che permette di creare degli oggetti plastici di qualsiasi genere, come catene portacavi, cuscinetti a sfera e tutti i vari oggettistici di questo genere. Semplicemente questa crea oggetti che possono essere utili in qualsiasi ambito, addirittura ci fanno le protesi, insomma, per i disabili e tutto questo genere di cose. Dalla ristorazione all'edilizia, ma anche a strumenti high-tech come la stampante 3D. Tutto questo è la 24esima edizione del progetto Scuola Lavoro, che ha visto coinvolti oltre 300 studenti di 11 istituti secondari superiori sotto la supervisione della Camera di Commercio. Un progetto che ha anticipato sicuramente i tempi, inserendo l'alternanza scuola-lavoro all'interno degli istituti aretini. Io direi innanzitutto è un progetto che è antesignano di quella che è la riforma della buona scuola, arrivata solo qualche anno fa. Noi sono 24 anni che facciamo questo progetto, creando un ponte vero fra il mondo del lavoro rappresentato dalla Camera di Commercio e il mondo della scuola. Abbiamo consentito a tanti ragazzi, più di 8.000, in questi 24 anni di fare proprio delle realizzazioni d'impresa, di stare un anno accanto ad un'azienda imparando tante cose, ma imparando soprattutto a lavorare insieme per raggiungere un obiettivo. L'intento è quello di far avvicinare questi due mondi che spesso non si parlano, che sono il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Ci stiamo riuscendo, purtroppo in questa provincia però ancora abbiamo un dato per quanto riguarda la disoccupazione giovanile piuttosto alto, del 25,2%, quindi insomma una percentuale molto alta che stiamo tentando in ogni modo di abbassare, e questa iniziativa serve proprio a questo. Anche la 24esima edizione del progetto Scuola Lavoro si è conclusa con la consueta premiazione delle classi vincitrici, alle quali è stata consegnata la borsa di studio in ricordo di Giuseppe Paffetti. 5 le categorie di premi istituite per l'edizione 2016: innovazione tecnologica e gestionale, ambiente e territorio, ricerca e design, cultura e turismo ed infine valorizzazione, produzioni e marketing.